Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Proprio ieri un confronto con una persona per quelle che sono le paure di noi uomini. Quando si va avanti con l'età ci sono spesso due necessità: trattamento ormonale sostitutivo a scopo anti-aging, come fa la donna, e nello stesso tempo però la presenza di patologie prostatiche di tipo ipertrofico, la classica iperplasia, ipertrofia prostatica o anche di tipo tumorale. E qui, nella vecchia bibliografia che troviamo anche sul web, c'è un'associazione fra l'uso di testosterone e tumore della prostata, tanto che la persona informata potrebbe dirmi: dottore, ma si danno appunto gli antiandrogeni nel trattamento del tumore della prostata? Quindi ecco che chiaramente si associa il testosterone come nemico della salute prostatica. Così non è, non voglio andare controcorrente, ormai chi mi segue, ma anche chi legge il web, io stesso mi informo, non sono certo fonte di cultura così importante. Sappiamo come in effetti sono gli estrogeni la causa della ipertrofia o, in base anche al sito recettoriale, recettori alfa o recettori beta, in quest'ultimo caso anche per quanto riguarda la crescita e lo sviluppo di malattie oncologiche prostatiche. Tanto che si potrebbe ipotizzare una terapia col progesterone che vada a occupare i recettori estrogenici della prostata, questo così, tra parentesi. Quindi ecco, vediamo come in effetti siano i derivati del testosterone, il DHT, il diidotestosterone, e gli estrogeni i maggiori responsabili della crescita prostatica. E quindi potremmo anche dire, vabbè, in ogni caso è sempre il testosterone la causa principale. Gli studi, anche più recenti, hanno assolutamente dato una conferma importante. Il mantenimento del testosterone nei range fisiologici non ha nessun tipo di valore per quanto riguarda la crescita prostatica, lo sviluppo dell'ipertrofia o lo sviluppo del tumore. Che poi è un discorso anche ovvio se andiamo a riflettere nell'uomo di media età o nell'uomo giovane con livelli ormonali ottimali di 8-9, effettivamente noi non abbiamo sviluppo di malattie, lo abbiamo prostatiche. Lo abbiamo nell'età più avanzata, dove probabilmente il testosterone inizia a scendere e si ha una predominanza estrogenica. Ecco quindi che non dobbiamo assolutamente vedere la terapia sostitutiva con testosterone come una terapia procacciatrice di malattie prostatiche o avere timore di affrontarle se si è affetti da una malattia tumorale della prostata. Chiaro, sempre con ponderatezza, con gli eccessi. Qui non parliamo di eccessi terapeutici. Mantenere il testosterone nella soglia fisiologica, nel perimetro fisiologico, quindi in un approccio anti-aging, ed ecco quindi sfatiamo definitivamente, ma non per esperienza personale, per dati scientifici che troviamo assolutamente pubblicati in maniera adesso molto corposa, sostanziosa e quindi valida scientificamente su PubMed, che è un po' la nostra vetrina dell'attività scientifica validata, dove non c'è nessun tipo di associazione fra malattia prostatica e testosterone. Quindi nessuna paura nell'affrontare una terapia anti-aging, sempre appunto consapevole e mirata, nell'uomo che ha necessità, durante il suo percorso, durante l'invecchiamento, di una terapia ormonale di sostegno. Con questo vi saluto, auguro una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video.